Ragazzi, questo video per farvi vedere un accoppiamento. Appena messa la femmina dal maschio, ho iniziato a girare il video. Vedete, faccio vedere l'accoppiamento tra due mini lop. Ve lo faccio vedere perché alcune persone mi hanno chiesto come avviene l'accoppiamento, mi hanno chiesto se è normale che la femmina scappa, possono essere, diciamo, giuste le titubanze magari iniziali se uno non ha mai visto un accoppiamento. Quindi vi faccio vedere. Lei è già stata mamma, lui è già stato papà, quindi vi faccio vedere come avviene, vedete, questa è la danza di corteggiamento, si studiano come quasi due avversari quando sono in, si studiano, a me lo ricordano molto e sono tenerissimi, entrambi con gli occhi blu, lei è la mia playmate e lui è il mio Romeo Ice, mini lop puri, 100%, ok ragazzi, beh, si conoscono. Sono naturalmente la femmina va messa sempre dal maschio, è la femmina che va a trovare il maschio. Questo è molto importante perché la gabbia del maschio deve essere, ed è naturalmente, piena dei suoi ormoni. Quindi è importante che il maschio abbia già appunto il suo odore nell'ambiente, perché così il corteggiamento della femmina viene più facilitato da questo. E, lo so che alcuni di voi diranno, ma chi è il maschio, chi è la femmina? Allora, la femmina adesso in questo momento è sopra il maschio, ma non c'entra nulla questo col sesso, è un atto di dominio. Lo fanno anche due femmine tra di loro, ragazzi. È il modo che quello è il maschio, quello chiaro è il maschio, è Romeo Ice. Naturalmente l'accoppiamento io lascio assieme gli adulti 10-15 giorni, la gravidanza, lo sapete, dura un mese, la gestazione, poi naturalmente come qua per noi donne, sai, 28-32 giorni, comunque il parto si aggira in quei giorni lì. Io non ho mai avuto problemi tra maschi e femmine, nel senso che molti consigliano di togliere la femmina se il maschio la infastidisce, la cerca sempre, magari sentite che la femmina si lamenta, quindi può emettere, diciamo, lamentele, no? Insomma, perché magari il maschio è un po' troppo pesante, insomma, diciamo che e quindi la femmina in questo caso può stancarsi. E nessun problema, invece io non li ho mai avuti questi problemi. Una volta con i mini toy nani, in quel caso, naturalmente li ho separati dopo 2 giorni. È importante che, anche se vedete che il maschio in questo caso non è ancora successo, perché credetemi, io ho iniziato a girare il video proprio appena ho introdotto la femmina, la mia playmate, la femminuccia, quindi Ciocco e Bianca, Split, occhi blu, nella gabbietta del maschio di Romeo Ice, quindi non c'è ancora stato l'accoppiamento. Naturalmente, anche se vedete, questo lo sottolineo, che il maschio fa la capriolina, quindi in teoria può emettere appunto, insomma, immettere nella femmina quello che deve fare, ma in realtà la femmina, se non ha l'ovulazione, non è rimasta incinta, quindi non è sempre una garanzia, anche se l'atto è stato compiuto, che la femmina sia incinta. Per questo io rilascio sempre 10-15 giorni assieme, anche perché comunque ricordiamoci che i coniglietti sono animali sociali, quindi hanno bisogno, stanno bene assieme, ecco. E niente, faccio questo accoppiamento per farvelo vedere e anche perché comunque qui da noi all'interno dove teniamo i cuccioli, sapete che mi conosce che per me sono tutti cuccioli, insomma gli adulti non è caldo come fuori, è un ambiente abbastanza fresco. Ho deciso di iniziare il primo accoppiamento di mini lop e di fare questo video perché alcuni di voi magari se hanno una coppia e vogliono fargli appunto accoppiare di mini lop, di ariete nani, insomma di conigli, si rendono conto di come avviene l'accoppiamento e non si spaventano perché c'è gente che mi dice: ma la femmina sotto, la poverina, ragazzi, è la natura, sono cose normali. Quindi, anche quando vedete due femmine, lo possono fare. Questa è la danza del potere. In questo caso, quando il maschio è sopra, è un'altra cosa, ma comunque si stanno annusando, si scambiano gli odori e quindi si conoscono. È fondamentale. Adesso io vi faccio, volevo far vedere un attimo che il maschio faceva la capriolina. Aspettiamo un attimo, visto che è un po' che Romeo Ice, insomma, è quasi
3 mesi, ecco, no, 2 mesi abbondanti che solo, quindi magari sei un po' arrugginito, ma, <no. ride> ma comunque è come andare in bicicletta poi, eh. E la femmina, vedete, gli va sopra, è un atto appunto di dominanza, e a volte lo fa perché il maschio non effettua, diciamo, bene subito il suo lavoro e quindi... Vediamo un attimo, comunque insomma lui non ha mai avuto problemi adesso. Patatoni, spostati un po' a te, i miei piattettini belli. Li lasciamo così assieme, vi volevo far vedere, adesso aspettiamo qualche minuto assieme, che il maschio compie il suo dovere. E comunque loro si studiano, vedete, si annusano, tutto nella norma, assolutamente. No, sembrerà strano, ma chi non ha mai visto un accoppiamento, ma di qualsiasi animale, magari appunto a casa vuole far accoppiare due adulti e può avere appunto, ripeto, qualche timore. Per quello faccio questo video, perché così vi rendete conto che tutto è naturale, normale. Quindi diamogli il tempo. Adesso noi abbiamo delle gabbie, queste qui, quella da maschio, sono comunque misura sempre ampia, un metro. Ma ragazzi, chi ha visto in allevamenti non amatoriali intensivi la gabbia dove in genere fanno riprodurre i maschi? Forse molti di voi li hanno viste, sono tonde, tonde con tutti gli angoli ridotti, smussati, tipo una ruota da bicicletta, nella quale all'interno viene ricavato quasi un quadrato, in modo tale che la femmina messa all'interno di questa specie di, chiamiamola gabbia, pseudo gabbia, e dopo introdotto il maschio, la femmina praticamente non si muove. Alcuni allevamenti fanno questo. A parte il fatto che adesso, una parentesi, negli allevamenti veramente intensivi, non parliamo di mini lop, mi auguro di no, perché insomma mi verrebbe proprio tristezza, ma comunque in molti allevamenti intensivi, di conigli anche pregiati, ormai il contatto diretto tra gli esemplari è praticamente una cosa rara, come purtroppo in quasi tutti gli animali. Viene fatto artificialmente, ragazzi, si raccoglie insomma lo sperma del maschio in maniera artificiale e lo si introduce con delle canule all'interno della femmina. È una cosa obbrobriosa, però comunque quello è la verità. Poi guardate in internet, vedete tantissimi video. La femmina deve alzare la codina per permettere al maschio di compiere l'atto, perché se finché la femmina tiene la codina abbassata, naturalmente non si alza, l'atto non viene svolto, ecco, dal maschio, quindi questo è perché c'è questo rallentamento, ecco. Comunque, insomma, per quello si lascia sempre, si mette la femmina dal maschio, perché comunque, ripeto, la gabbia è impregnata dei suoi ormoni, quindi del testosterone, e lei quindi così si lascia andare, è più stimolata all'ovulazione. Ok? Però mi fate fare brutta figura, perché io sono qua col telefonino, faccio anche la guardona, ma voi dovevate concludere almeno una volta, invece che figura mi fate fare? Cioè, scusami, mettiti qua un po', te. Spostati un po', aspetta, adesso li aiutiamo un po', io lo faccio alcune volte, adesso giusto, vai, vediamo un attimo, io però mi sa che stavolta sono un po', mi lasciamo, farò domani il video, perché vedete, la femmina, c'è qualche qui pro quo qua, Romeo, che ti succede? Col caldo l'ho lasciato 2 mesi senza femmine, mi sa papà che sei arrugginito un po', eh? Adesso si ricorderà, è come andare in bicicletta, no, lei a parte gli scherzi non ha ancora alzato la codina, vediamo un attimo adesso se...
se la alza, dovrebbe alzarla a momenti. Mina è un po' pinquata, ecco. Ma lei non l'alza mica ancora, vabbè. Volevo fare un video esplicito, diciamo, conclusivo per i nostri amici. Vorrà dire che domani vi farò... Intanto li lasciamo lì tranquilli che si studiano meglio, perché... Romeo. Lei ancora la codina non l'ha alzata, quindi vuol dire che... Vedete, adesso è questo... Questa, diciamo, giostra dell'amore... In genere la femmina alza la codina, guardate, vedete, lei si toglie quando lui fa su sera, vuol dire che ancora non è pronta, quindi lui la prende anche dal davanti, comunque niente, lei vuol dire che non è ancora, non ci siamo ancora, ragazzi. Io vi lascio, allora fate voi le vostre cose. Vi saluto, intanto mi raccomando, lasciateli assieme se volete un concepimento più garantito, naturalmente, io non ho mai avuto problemi, però lo dico, almeno ecco quei una settimana, io vi lascio anche 15 giorni, anche perché ripeto, gli animali sono animali socievoli e quindi non hanno mai avuto problemi, ecco, di nessun tipo. Vedete lui, ma è lei che ancora secondo me non è pronto, tornando al discorso. Volevo farlo vedere perché la capriolina che fa il maschio, magari alcuni di voi non l'hanno mai vista. Male che vada, vi continuo il video domani. Vedete, lei si mette comunque al sicuro verso la... Qua si è fermato tutto e allora niente, ragazzi, mi spiace, volevo far vedere alle persone un attimo la conclusione di tutto. Qua stanno ancora perdendo ancora un po' di pelo i miei cuccioletti, i miei adulti, non sono cuccioletti, per me sono sempre i miei cucciolini. E lei appunto non alza ancora. Per me stavolta dovrebbe andare. Vedete, lei si gira quando è lì si gira. Vabbè, gli lasciamo il suo tempo, ragazzi. Comunque vi farò vedere domani su un'altra coppia di Minilop. E loro fanno le loro cose. Vedete, la femmina batte il piede. E lei è tosta, Playmate. Il battere il piede, che prima l'avete... visto fare anche al maschio, in genere lo fa il maschio per corteggiare la femmina ed è un atto di dire qui comando io, no? Un po' come questa è casa mia, qui comando io, e lo fanno anche quando alcuni che sono abbastanza tosti di carattere lo fanno anche quando io li lascio liberi, no? Tutti i giorni i miei stanno liberi in giardino, quindi sia interno i maschi che esterno le femmine. E lo fanno per dire qui comando io, basta, mi hai scocciato, mi hai disturbato, e a volte per fargli capire che invece sono io che comando lo faccio anch'io, gli batto il piede. sì
Vabbè, ragazzi, figli, in questo caso dico sempre figli femmine. Chiudiamo il video, cosa dite? Perché mi avete fatto, pensavo fosse una cosa un po' più diretta, ma volevo far vedere soprattutto ai nostri amici, proprio perché molti mi scrivete, mi chiamate, ma come avviene il concepimento? Io ho fatto diversi video sul nostro canale YouTube Bimbi Gamers. Scusate, il nome non dice niente con il tesoro di Federica Pia, ma è perché era un canale che avevano aperto i miei figli quando erano più piccolini, quindi l'avevo già aperto come canale e l'ho lasciato. E lì ho anche i video per quanto riguarda la gestazione, come accudire la femmina nel caso della gravidanza, avere maggiori attenzioni per quel che riguarda un'alimentazione un po' più grassa. E potete trovare comunque Bimbi, sito Gamers, Gamers. E niente, vedete come sono carini, coccolosi, li lasciamo nelle loro coccole. E domani vi aggiorno il video. Ciao ragazzi, un bacione dai tesori di Federica Pia. Scrivetemi sui miei social, mi trovate su tutti i social, Instagram, TikTok, YouTube, e se no sul mio numero di WhatsApp, Facebook, sono dappertutto. Mi chiamate i tesori di Federica Pia o Federica Pia Battaglia. Ok ragazzi, così. Qualsiasi curiosità che avete, se non so rispondere io alla mia veterinaria, esperti in esotici naturalmente, e a volte se qualcosa riguarda appunto la salute, certe cure, io non sono medico e parlo per esperienza, ma purtroppo alcuni di voi mi hanno scritto e non ho potuto neanche soddisfarvi perché non mi chiedete ricette e cose così, perché io non sono medico assolutamente, per quello ci sono i dottori, eh. Io per quel che riguarda gli animali, la gestione, il comportamento, la rieducazione anche dei conigli, perché ho imparato da mio zio che li ha allevati per 50 anni, assieme ai pappagalli. Mio nonno allevava pappagalli, mio zio conigli e animali in generale, quindi un po', insomma, essendo cresciuta con loro. Niente. Ciao ragazzi, un bacione. Vediamo un attimo, lasciamo, lui lo vedo bello, vediamo un attimo. Se ce la facciamo, ma lei ancora non è che alza tanto, eh. Volevo aspettare ancora un po', ma vedete che lei si schiena. Vedete, lei si schiena qua e non si fa avvicinare più di tanto da lui perché si schiena. Cioè si para, vedete, si difende con la gabbietta. Quindi vuol dire che lei ancora non deve fare così. Lei deve farlo in maniera spontanea e lo fanno sempre. E allora ragazzi, vi saluto. Ciao, ciao a tutti, un bacione.